Senti, prima citavi, tu appunto hai avuto la grande opportunità, fortuna, di lavorare con Federico Fellini per la Verona Verrà, hai avuto la grande opportunità, poi è diventato uno degli amici della tua vita, di lavorare con Francesco Rosi, ma anche con Cimino, con Francis Ford Coppola. Ci porti un po' così nel backstage, non tanto dei rapporti di amicizia, ma di lavoro, perché poi con Rosi siete diventati amici dopo, no? Finita l'esperienza. Tu eri assistente lì? Sì. Guarda, io sono stato, diciamo, nella mia generazione era già controcorrente, perché era una generazione che era un po' segnata da Nanni, cioè quindi auto, come dire, riferita, non nel senso peggiore del termine, nel senso di in qualche modo contestava i maestri, diciamola così. E quindi, diciamo, non un apprendistato classico che era quello dell'assistente del regista, ma io prendo la macchina e faccio il mio film. E quindi io ho fatto un percorso invece che sentivo di voler fare, e la fortuna è stata cominciare con Rosi, perché avevo 19 anni e dopo Fellini. Quindi nel giro di pochi anni io mi sono trovato a fare l'assistente di due dei registi maggiori, ma, come dire, interpreti di una visione totalmente diversa del cinema, e ognuno con un rigore estremo, però. E quindi due set oggi impensabili: Cristo si è fermato a Eboli e La nave va, che durò 24 settimane di riprese, quindi insomma oggi corrisponde a circa 5 film e tutti girati a Cinecittà. E oggi, come dicevo, non sarebbe possibile neanche immaginare che Fellini facesse questo. Io penso che non glielo farebbero fare, sia per l'immaginazione estrema. Se oggi appunto un produttore ricevesse quella storia, non ne parliamo neanche, non si comincerebbe neanche. E invece allora era ancora possibile, e era ancora possibile, ed è stato possibile per Fellini ancora per qualche anno, immaginare delle storie estreme come quelle che via via è andato mettendo fino alla fine, che poi non ha potuto più, non ha ricevuto più nessuno che gli facesse neanche raccontare la storia. E quindi, diciamo, a cosa serve questo apprendistato? Ovviamente è come se tu entrassi nella studio dove lavora un grande scrittore o un grande pittore, e ti mettessi lì non solo a poter guardare come fa, ma anche a collaborare con lui, quindi in qualche modo a essergli utile. Insomma, è stata una festa, perché sia per la libertà che in qualche modo acquisisci, questo è soprattutto quello che io alla fine di questo apprendistato sento di aver ricevuto come eredità, una libertà, cioè un senso della libertà nel muoversi sul set, nel muoversi con gli attori e nel muoversi con la macchina del cinema. Una disinvoltura che probabilmente altri non hanno, perché non hanno avuto quelle occasioni. E dall'altra anche, obiettivamente, vedi come ogni regista in qualche modo si prende dei tempi di pensiero. Tu dici, ma come, in un film? E come si fa a prendersi? Cioè, tu sei incastrato. E invece ogni regista di questi aveva un suo modo, e una finzione quella che nel cinema si va avanti. È ovvio che ci sono dei momenti in cui c'è qualche cosa che non ti funziona, che non ti quadra, che devi rivedere, che devi rimettere in una prospettiva diversa. Ed era molto interessante vedere il funambolo Fellini, cioè il modo in cui Fellini amministrava genialmente questi momenti.